Finora abbiamo visto le equazioni di trasformazione nei tre casi particolari in cui il gas subisce una trasformazione, isobara, isogora o isoterma. Cioè abbiamo visto le formule delle tre leggi dei gas. Adesso invece consideriamo una trasformazione generica che porta il gas da uno stato A a uno stato B, ma una trasformazione che non sia isobara, né isogora, né isoterma. Due stati iniziali e finali qualsiasi come in questo disegno. Vediamo infatti che tra lo stato A e lo stato B cambia tutto, cambia il volume del gas, in questo caso aumenta, cambia la pressione, in questo caso diminuisce, e cambia anche la temperatura, in questo caso aumenta perché si passa da un'isoterma a un'altra più alta. E adesso vogliamo cercare una legge di trasformazione che faccia passare il gas dallo stato A allo stato B attraverso una trasformazione generica. Vedremo che la legge cercata è questa, cioè cambiano separatamente, singolarmente, pressione, volume e temperatura, che sono diverse nello stato A rispetto allo stato B. Tutte e tre sono diverse, pressione, volume e temperatura, ma non cambia questa combinazione, cioè pressione per volume diviso temperatura. Questa combinazione rimane costante sia in A che in B, malgrado cambino i tre valori singoli, pressione, volume e temperatura. Per ricavare questa legge di trasformazione, dobbiamo partire dallo stato A e raggiungere lo stato B attraverso una doppia trasformazione in cui utilizziamo due trasformazioni note. Quindi immaginiamo di sostituire, realizzare la trasformazione AB attraverso una successione di due trasformazioni note, come per esempio una isobara e una isoterma. AC in questo caso è un'isobara e CB è un'isoterma. Dobbiamo utilizzare delle trasformazioni già note, perché sono le uniche per le quali disponiamo già di leggi di trasformazioni, le leggi dei gas perfetti. Quindi scriviamo un sistema di due equazioni, prima l'isobara AC, poi l'isoterma, quindi V su T è costante nell'isobara e P per V è costante nell'isoterma. Per ricavare la legge di trasformazione diretta da A a B, dobbiamo eliminare tutte le grandezze fisiche che contengono lo stato C. Dobbiamo eliminare dal sistema, da questo sistema, i parametri dello stato C. Innanzitutto vediamo che A e C, i due stati, hanno la stessa pressione, quindi PA uguale PC, infatti questa trasformazione è un'isobara. Invece C e B hanno la stessa temperatura, infatti CB è un'isoterma, quindi TC uguale TB. Quindi già possiamo fare queste due sostituzioni in modo da eliminare la pressione in C e la temperatura in C. Quindi eliminiamo piano piano tutti i parametri che contengono lo stato C. Al posto di PC, qua scriviamo PA ed eccolo, e al posto di TC, qua scriviamo TB ed eccolo qua. È rimasto ancora VC, il terzo parametro dipendente dallo stato C. Questo volume di C compare sia qui che qua, e quindi noi lo ricaviamo per esempio dall'equazione superiore, quindi isobara, ricaviamo quindi VC e lo sostituiamo nell'altra equazione, cioè nell'isoterma. Con la formula inversa ricaviamo quindi VC, andiamo a sostituire qua sotto, infatti vediamo che questa espressione è sostituita qui. E adesso da quest'ultima equazione è sparito anche VC. Ora in quest'ultima equazione ci sono solo i parametri dei due stati iniziali e finali A e B. Porto tutti i parametri relativi ad A a sinistra, quindi P, V e T, A, eccoli, e invece a destra lascio i parametri relativi a B, quindi PB, VB e TB va sotto. Quindi è venuta fuori l'equazione che dicevamo prima. Cioè, malgrado siano cambiati pressione, volume e temperatura passando da A a B, però questa combinazione, pressione per volume diviso temperatura, è rimasta uguale. P per V diviso T è costante. Osservazione: potevamo utilizzare anche altre combinazioni, non per forza una isobara e un isoterma, ma qualsiasi altra combinazione di due trasformazioni note, per esempio isogora-isoterma, isobara-isogora e così via. Alla fine si giunge sempre allo stesso risultato finale, cioè questa equazione di trasformazione. Infine, questa equazione generale di trasformazione contiene come casi particolari le tre leggi dei gas. Infatti, fissando di volta in volta una delle tre grandezze fisiche, si ottengono le tre leggi particolari. Se per esempio fissiamo la pressione
PA uguale PB in questa formula, allora rimane V su T uguale V su T, V su T in A uguale V su T in B. Eccolo. Se invece fissiamo il volume, quindi prendiamo un isocora, allora VA e VB sono uguali, si semplificano e rimane PA su TA uguale PB su TB. Quindi rimane la legge dell'isocora. Se invece fissiamo la temperatura TA e TB uguali, otteniamo P per V uguale P per V in A e in B. Quindi otteniamo la legge di Boyle.